biodisponibili. È una parola magica la biodisponibilità, perché se ce l'hai, le proprietà biologiche che tu hai studiato funzionano, se non ce l'hai, non funzionano. E nella stragrande maggioranza dei casi, la stragrande maggioranza dei composti fenolici contenuti dall'uomo non sono biodisponibili, tranne quelli dell'olivo fanno eccezione, perché quelli dell'olivo fanno parte di quella piccolissima quantità di sostanze fenoliche che invece sono bioattive e biodisponibili, perché l'olivo produce queste molecole qui stranissime, che si chiamano seguroidoidi, e che le produce solo l'olivo però, perché le altre frutta e verdure non le contengono queste molecole qui. Quindi l'esclusività compositiva di un extravergine è legata a quante molecole bioattive e fenoliche contiene. E su questo pure gli oli sono tutti diversi. Tenete presente che queste molecole passano dell'olio durante la fase di frangitura, perché nel frutto sono forme glucosidiche, cioè contengono glucosio, e quindi il glucosio non è solubile in olio fondamentalmente. Durante la fase di frangitura viene staccato il glucosio dagli enzimi endogeni del frutto, si trasforma in forma aglicolica, che è un pochino più affine all'olio, circa il 2, tra il 2 e il 3% dei composti fenolici del frutto passano all'interno dell'olio tra frangitura e gramolatura, e sono quelli che danno tutta una serie di proprietà biologiche, tra cui le cose più importanti, c'è sempre questo problema del MEC, tra le cose più importanti, guardate sono belle, guardate sono belle queste formule, eh? Queste sono quelle che danno il piccante e l'amaro. Quindi un olio extravergine d'oliva ricco di polifenoli e piccante e amaro. Chi gli piace, sono quelli dolci, deve considerare che un olio dolce assomiglia ad olio di girasole ad alto oleico dal punto di vista delle proprietà biologiche. Quindi è una cosa che va considerata. Ci ho detto, le proprietà biologiche sono tante. La più importante è quella antiossidante, che è poi quella che viene anche rivendicata dal claim salutistico. Poi c'è la proprietà antinfiammatoria, che è quella più esclusiva, e che questa gioca un ruolo sulla protezione del cancro. Quindi le due elementi su cui giocano i fenoli sono prevenzione del cancro e prevenzione delle malattie cardiovascolari. Non so se mi spiego. Le malattie cardiovascolari di per sé sono il 50% delle morti premature a livello occidentale. Cioè, ci ho detto, non è che voi consumate l'olio extravergine d'oliva un giorno all'anno e vi succedono questi miracoli. Dovete cominciare a consumarlo da quando siete giovani, e poi dopo, nel tempo, praticamente avete una speranza di vita più lunga, avete un'aspettativa di vita più lunga. Il claim si basa su 5 mg, dovete avere però, per poterlo indicare in etichetta, 5 mg per chilo, 5 mg in 20 g d'olio di sostanze fenoliche bioattive, che significa 250 mg per chilo. Questo è il valore minimo. È tanto o è poco? Dipende. La variabilità in olivo è tra 50 mg per chilo a 1500 mg per chilo, quindi 250 è un valore abbastanza basso. Però attenti, va mantenuto in bottiglia per tutto il periodo della conservazione dell'olio in bottiglia. Quindi se io allo scaffale gli do 12 mesi di vita, quei 12 mesi, quelli 250, devono essere presenti anche al 12° mese, non solo al primo. E questo è un problema, perché i fenoli si ossidano durante la fase di esposizione, soprattutto alla luce. Il problema principale è che se uno vuole usare un claim salutistico sui fenoli, deve usare una bottiglia completamente in grado di proteggere l'olio dalla luce. La luce l'olio non lo deve vedere, a meno che la vita di scaffale dell'olio è 3-4 settimane, allora va bene. Ma purtroppo gli oli di altissima qualità sono quelli che costano pure di più, e sono quelli che hanno vita di scaffale più lunghi. E allora la cosa che si deve fare è proteggere l'olio dalla ossidazione, fotossidazione. La fotossidazione è 1500 volte più veloce dell'ossidazione al buio. Quindi, se io schermo l'olio in formato tale, posso usare il claim sui polifenoli, altrimenti è meglio non usarlo. Dopodiché c'è da considerare anche qui la biodiversità, è importante, composti volatili, che sono quelli che invece danno l'aroma dell'olio, no? L'aroma dell'olio è l'altro elemento positivo. È molto facile ottenere oli difettosi, perché di questi composti volatili che vedete qui, buona parte producono difetti. È molto più difficile produrre un olio di qualità elevata. Perché? Perché due sono le tipologie di molecole che potrebbero dare i pregi, che sono i terpeni,
monoterpeni e semiterpeni, questi stanno nella buccia e si trasferiscono nell'olio durante la fase di estrazione, danno tutte note molto positive, tipo menta, tipo floreale, tipo menta piperita, tipo agrumi, però purtroppo sono sotto la soglia di percezione e quindi non caratterizzano l'olio, però caratterizzano l'origine, quindi possono essere utilizzati come marker dell'origine geografica dell'olio. Dopodiché c'è invece, questi sono gli aromi che si producono in frangitura e che danno l'aroma dell'olio, e sono aldeidi, alcoli ed esteri. Le aldeidi, 6 atomi di carbonio, che sono le prime che si formano, danno l'aroma di erbacio fresco, di erba appena tagliata. Gli alcoli danno un aroma di erba matura, di erba secca, quasi di fieno, non è un difetto, però è meno pregiata. Gli esteri danno l'aroma di floreale. E su questo la variabilità, i fattori che determinano questi aromi sono tanti. Il primo è quello genetico, quindi la varietà definisce il rapporto di aldeidi, alcoli ed esteri, e quindi in funzione di quale varietà utilizzate avete un certo tipo di aroma rispetto ad un altro. Dopodiché tutto dipende dalla temperatura di frangitura e tutto dipende dalla tipologia di frangitura. E qui arriviamo all'altro elemento, che è l'innovazione. L'innovazione negli ultimi anni è stata elevatissima, negli ultimi 20 anni abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione del sistema di estrazione dell'olio extravergine d'oliva e siamo in condizioni di produrre oli di qualità assoluta a partire dai frangitori. I frangitori di nuova generazione sono tutti frangitori a basso impatto sulla mandorla, cioè la mandorla, che è la parte interna del nocciolo, rovina l'olio. Quindi più lo degradate la mandorla, peggio è. Allora bisogna trovare un sistema di frangitura che sia adeguato per frangere buccia e polpa e invece abbia un effetto limitato sulla parte interna, sul seme sostanzialmente. Questo perché? Perché il seme emette enzimi negativi che sono: uno è la lipoossidasi che aumenta i perossidi e un altro la perossidasi che ossida i fenoli. Per questo siamo passati dai frangitori a martelli, che per carità dentro un frangoio ci devono sempre essere, perché comunque è una macchina che non si ferma mai, è una macchina con una capacità lavorativa altissima, ma se io voglio fare un olio di caratteristiche particolari, specialmente inizio campagna, più che San Martelli dovrei usare frangitori a effetto differenziato. I primi sono stati dischi in termini storici, i migliori che si trovano in commercio adesso sono frangitori a coltelli. Vi vedete per esempio l'effetto sui fenoli dei frangitori a coltelli rispetto ai martelli. Tutti dicono che i martelli fanno l'olio più amaro, non è vero, cioè nel senso può darsi che l'olio è più amaro, ma è meno ricco dei fenoli bioattivi, quindi sostanzialmente invece i coltelli ci permettono di fare un olio più ricco di sostanze fenoliche, più aromatico, quindi più aromatico anche dal punto di vista degli aromi di erbacio in particolare. Questa è l'ultima, è un'altra innovazione, multilama o forchetta, non lo so come la chiameranno. Questo è un impianto, è una evoluzione dei martelli che va verso i coltelli, quindi è una girante multilama. L'effetto è simile a quello dei coltelli, migliore sempre dei martelli. Poi a seconda delle varietà, vedete qui siamo arrivati, questa è una varietà nocellare etnea, al 37% dei fenoli più, non so se mi spiego, cambiando la girante, non è che poi dopo l'impianto è lo stesso e anche la capacità lavorativa è la stessa. E anche la resa d'estrazione è la stessa, migliora solo la qualità dell'olio. Gli aromi pure sono migliorati notevolmente. In altre varietà, che questa magari mi interessa più, che è il frantoio, addirittura il sistema, questo multilama a forchetta, ha avuto un risultato migliore rispetto a quella dei coltelli. Quindi, voglio dire, è un'innovazione sicuramente molto interessante, di ultima generazione. Questo è un frangitore combinato, invece dischi martelli, che migliora un po' le caratteristiche dei frangitori a dischi. Poi dovremmo stare qui 2 o 3 ore a parlare delle differenze, ma ho 20 minuti, quindi faccio quello che posso. La denocciolatura pure è un sistema interessante, però considerate che la resa d'estrazione generalmente è più bassa, a meno che non si usano questi denocciolatori intermedi in cui una parte del nocciolo resta dentro, allora abbiamo anche qui un miglioramento della qualità del prodotto, soprattutto in termini dei composti fenolici e di aromi. L'altra cosa è il controllo dell'ossigeno in frangitura. Il frangitore è un bioreattore, quindi i due fattori che dobbiamo controllare sono la temperatura di frangitura, adesso vi faccio capire perché, e l'altro è l'ossigeno, perché se c'è troppo ossigeno si ossidano i fenoli
e non si formano gli aromi. Se c'è poco ossigeno succede il contrario, non si ossidano i fenoli, però non si formano nemmeno gli aromi sostanzialmente. E allora qui andare a individuare la concentrazione ottimale di ossigeno è una roba interessante, e quando abbiamo livelli intorno allo 0,2 litri al minuto di ossigeno in più rispetto all'aria, abbiamo un miglioramento, non c'è un calo di fenoli, c'è un miglioramento però della nota aromatica, e quindi questo è un fatto molto positivo. Dopodiché altri aspetti importanti, veloci, sono le granule confinate. Le granule confinate sono molto importanti perché riducono l'ossidazione. Dentro una granula chiusa, in pratica, si forma uno strato di anidride carbonica nella parte superiore della pasta, che evita l'ossidazione, e quindi finché la granula è chiusa e non c'è alimentazione, praticamente la pasta non si ossida. E questa è la grossa differenza che c'è tra una granulatrice aperta e una granulatrice chiusa. Pensate che lavorando con le granulatrici chiuse i fenoli si raddoppiano rispetto a una granulatrice aperta. Quindi è stata anche questa un'innovazione molto interessante. Questo ve lo lascio. Ecco, gli scambiatori di calore. Scambiatori di calore sono sistemi rapidi di scambio termico che ci permettono di alzare o abbassare la temperatura rapidamente sulle paste. Quando le usiamo a caldo ci riducono la gramolatura a parità di resa di estrazione del 50%, quindi invece di gramolare 40 minuti ne gramolo 20 e ho la stessa resa di estrazione. Ovviamente devono essere efficienti dal punto di vista dell'estrazione. Si piazzano tra la frangitura praticamente e la gramolatura, e quindi abbiamo aumento dei composti fenolici e riduzione dei tempi di gramolatura. Dopodiché l'altro problema importante è il freddo, cioè per fare qualità, ecco perché dico attenti quando si parla di sostenibilità, perché noi quando parliamo di qualità dobbiamo considerare che le olive le raccogliamo prima, e facciamo bene a raccogliere prima, le raccogliamo prima perché hanno più polifenoli, più aromi, una resa un po' più bassa, però l'olio è di qualità elevata. Ma c'è un ma, il ma principale è che raccogliendo prima le temperature sono alte. E quindi se l'olive mi arrivano in frantoio a 30 gradi, questo è un problema, perché i frangitori normali non raffreddano, i frangitori normali riscaldano. Quindi se mi passa da 30 a 35, sapete che succede? Che gli aromi non si formano, o meglio, si formano quelli sbagliati. E in altre parole, pensate che la temperatura ottimale per formare gli aromi giusti è di 18 gradi, tra 18 e 22 gradi centigradi. Se l'olive arriva a 30 e passa a 35, gli aromi di erbaceo e floreale non si formano, si formano aromi di erba matura, cioè di fieno. Quindi un olio che dovrebbe essere splendido, floreale e ricco di note di erbaceo, e invece diventa un olio che sembra vecchio. E quindi io ho fatto di tutto per portare al frantoio il massimo della qualità, e invece no. E questo è un problema, perché significa che io devo freddare. Devo applicare in frantoio il freddo. In frantoio da centinaia d'anni si è sempre applicato il caldo. Perché però? Perché le olive si raccoglievano a novembre, a dicembre, quindi lì il problema del freddo non si poneva, erano fredde di per sé. Quando io comincio a raccogliere a fine di settembre, il problema è grosso. Come si possono freddare le olive? Ci sono diversi approcci, alcuni molto innovativi, altri di meno, altri solo sperimentali. Per esempio le celle climatiche, chi ce l'ha le può usare, ma attenti che fredda una quantità grossa di olive, soprattutto in ville con la cella climatica, ci vuole la cella climatica fortemente potente, e comunque nella notte che avete a disposizione, perché c'era ragione Franco, l'oliva va trasformata subito. Quindi voi dovete, l'oliva che vi arriva il giorno, avete a disposizione la notte per freddarla, dopodiché la mattina occa a lavorarla. E allora questa efficienza delle celle climatiche nel raffreddare non ce l'hanno. Però chi ce l'ha le può usare, o può usare specialmente con le cassettine invece che con i pin. Dopodiché ci sono abbiamo fatto degli studi anche con la Pieralisi utilizzando questi raffreddatori a coclea in controcorrente d'acqua. Funzionano molto bene, ma non sono economici. Un'altra via possibile è quella di usare i frangitori raffreddati, cioè dei frangitori incamiciati che invece di riscaldare l'oliva la raffreddano. Questo ha la coclea raffreddata e c'ha anche la camicia esterna raffreddata, abbassa 5 gradi, quindi se entra l'oliva a 30 esce a 25 invece che a 35. Questo è molto importante, perché se andate a vedere che succede
ai composti fenolici abbiamo un miglioramento dei composti fenolici e abbiamo anche un miglioramento degli aromi, specialmente in varietà tipo la melanzana, ma anche la moresca, e quindi in pratica miglioriamo aromi, composti fenolici, ovviamente a parità di resa d'estrazione, e anche questo è un fattore molto importante. Un'altra opportunità è usare gli stessi scambiatori di calore che abbiamo usato a freddo, li possiamo usare a freddo, quindi l'oliva entra, viene franta, si abbatte la temperatura di 18 gradi in un passaggio, devono essere scambiatori di calore tubo in tubo altamente efficienti, dopodiché si riscalda nuovamente all'interno della cramolatrice, e anche questo ci permette di migliorare il quadro aromatico e fenolico, ma dal punto di vista energetico non è sostenibile. E allora dobbiamo capire bene di che olio parliamo, ecco perché dobbiamo ragionare in questa direzione. Dopodiché ci sono macchine che servono all'incremento della resa, per esempio questi che sono gli ultrasuoni ad alta frequenza. Gli ultrasuoni ad alta frequenza si piazzano tra frangitore e gramolatrice. Che cosa fanno? Rompono le cellule, spaccano le cellule della polpa e quindi liberano l'olio, e quindi questo si traduce in un aumento della resa all'estrazione, specialmente quando le olive sono poco mature. Vedete qui un grado di maturazione molto anticipato, abbiamo un aumento addirittura del 22%, quando siamo a un grado di maturazione più elevato quasi che si azzera l'aumento in termini di resa all'estrazione. Però sono macchine sicuramente interessanti dal punto di vista della qualità, migliorano il quadro fenolico perché migliorano un po' il contenuto di sostanze fenoliche, non ci sono differenze poi per gli altri aspetti. I cambi elettrici pulsati lasciamoli perdere perché non ci abbiamo tempo. Ecco, un'altra macchina che entra sul mercato da poco sono le cramolatrici in alto vuoto. Praticamente questi sono degli evaporatori, quindi delle cramolatrici. Praticamente la pasta viene messa all'interno di queste macchine che sostituiscono di fatto la cramolatrice. Viene fatto il vuoto all'interno. Facendo il vuoto che succede? Succede che si facilita l'aggregazione delle microgocce e quindi abbiamo un aumento della resa all'estrazione sensibile. Però può succedere qualcosa che non vogliamo, per esempio siccome facciamo il vuoto ci può essere una perdita di aromi, e allora lì tutto dipende da come si utilizza questa macchina. Le temperature di lavoro sono sempre bassissime, se lavora tra i 16 e i 22 gradi, il vuoto può andare da 16-18 fino a 50 millibar, più il vuoto è basso più sostanze volatili perdo. Però attenti, se io uso per esempio un 16 millibar, ho un aumento della resa, ho un aumento del contenuto fenolico, ho una perdita di aromi significativa, però 23%, ma se io ho un'oliva che è un pochetto fermentata e quindi c'è un po' d'abbinato, l'abbinato si abbassa del 56%. Quindi è anche un sistema che può in qualche modo, diciamo così, curare l'oliva quando non è perfetta da questo punto di vista. Se io invece ho un'oliva fantastica, allora che faccio? Alzo il vuoto, invece di lavorare 16 lavoro tra 30 e 50, per esempio a 50 millibar, non ho i dati qui ma quest'anno l'abbiamo fatti, a 50 millibar, vedete, a 30 millibar perdete intorno, i fenoli aumentano lo stesso, la perdita d'aromi a 30 millibar intorno al 9% e non al 25%. Non se, i composti volatili negativi però non vengono eliminati. Se addirittura passo a 50, la perdita d'aromi è completamente zero, ma c'è un aumento dei fenoli comunque e c'è un aumento della resa d'estrazione lo stesso. Quindi è una macchina complessa che va usata in un certo modo. Altre innovazioni, la filtrazione. Filtrazione sì, filtrazione no. Vanno di moda gli oli torbidi. Gli oli torbidi hanno un solo difetto, che precipitano. Cioè, non essendo stabilizzati, praticamente dopo un po' si forma il corpo di fondo e quindi vedete quello bello strato d'acqua di vegetazione, perché attenti, l'olio torbido non è come, vedete, qualcuno ci scrive l'integrale, no? Chi ci ha scritto l'integrale ha fatto tombola, perché la gente pensa che l'olio integrale è come la farina integrale, no? Fantastico, diceva, consumo un olio che non è stato impoverito di niente. In realtà il torbido sull'olio sono micro gocce d'acqua, è questo. Quindi, però attenti, le micro gocce d'acqua contengono anche un sacco di fenoli. Allora, se io riuscissi a stabilizzarlo il torbido, allora la cosa diventa interessante, perché la filtrazione
dal punto che ne dica la gente, la filtrazione, ecco, vedete, queste sono le microgocce vista al microscopio elettronico a meno 180 sotto zero. La filtrazione, che la fate così o la fate con i filtri a cartone, in ogni caso non è indolore per l'olio, porta via una parte dei fenoli, ovviamente porta via i fenoli dell'acqua perché allontana l'acqua, ma porta via anche la parte dei fenoli dell'olio, che è proporzionale alla quantità e che è inversamente proporzionale alla quantità dei fenoli presenti, cioè più l'olio è povero più ne porta via, fondamentalmente. E quindi se io riuscissi ad eliminarla sarebbe una bella cosa. E in realtà tutti gli oli velati hanno più fenoli degli oli filtrati, ovviamente a parità di partita. Però poi bisogna evitare che precipitino. E ancora una tecnologia che ci serve evitare che precipitino non l'abbiamo ancora trovata. E questo è un problema. L'altro problema è le bottiglie. La bottiglia verniciata, la bottiglia scura, evitare la luce. Evitare la luce è il problema principale dell'olio. Quindi se io utilizzo bottiglie completamente in cui la luce non passa assolutamente, attenti che la gente pensa che la bottiglia verde UV grade scherma. La bottiglia verde UV grade fa poco più della bottiglia chiara, perché la luce che ossida l'olio non è quella UV, è quella del visibile, e quella del visibile passa lo stesso. E quindi fondamentalmente il problema è che bisogna rendere la bottiglia completamente assente dal contatto con la luce. Questo è come nel caso qui della bottiglia verniciata. Vedete che succede? Dopo 180 giorni l'olio è rancido, perché il K270 è sopra i limiti di legge. Invece con la bottiglia verniciata il valore rimane più o meno costante. Guardate i fenoli, su una bottiglia verniciata i fenoli scendono in un anno del 27%, quindi è stimabile la quantità. Con la bottiglia invece chiara, verde, normale, 65% di perdita. E questa è tutta ossidazione. Se andate a vedere che succede agli aromi, questo è il livello dei composti del rancido. C'è un'impennata impressionante a partire dal 180° giorno. Questa è una delle motivazioni per cui quando si va al supermercato, è una delle motivazioni, non è l'unica, è una delle motivazioni, quando fanno i prelievi al supermercato, allora o le bottiglie sono state lì 3 o 4 settimane, allora il problema è zevone, ma se poco poco ci sono stati qualche mese, cioè l'olio diventa vergine perché si ossida. E l'altra motivazione per cui diventa vergine è che se io ho fatto una miscela tra vergine e extra, l'extra all'inizio del processo copre il difetto del vergine. Poi che succede? Che durante la fase dello stoccaggio i composti dei pregi dell'extra calano, quelli del difetto no, e quindi c'è un momento magico in cui appaiono, e allora vedi tu che l'olio era stato bottigliato come extra e poi è diventato vergine per magia durante la fase del confezionamento stesso. E questo è quello che succede normalmente quando vedete tutte quelle belle inchieste che fanno il salvagente, come si chiama quella roba lì, no? In cui si vede che tutti i schioni che noi commercializziamo sono tutti finti extra. Ho finito. In realtà è vero, ma è vero per questi motivi qui. Attenti, è bene che vengano fatte queste inchieste, perché poi bisognerebbe fare un ranking. Bisognerebbe andare a vedere, perché sono sempre quelli poi, no? Voglio dire, cioè, ci pensi bene, sono sempre quelli, no? Quindi bisognerebbe fare un ranking delle aziende che rientrano all'interno, che sono sempre positive e quindi non cadono in questo difetto, e di quelle che invece ci cadono, in modo tale che le cose si cominciano a chiarire. Per il resto però, signori, tutte queste belle le aziende, a voi non mai fatto caso. Ma avete mai visto un'indagine del genere fatta su un olio di semi? E secondo voi il fatto che noi continuiamo a infierire, diciamo così, sull'oliva in questa direzione fa bene al settore? Sapete come finisce? Che la gente, siccome costa tanto e non è manco buono, compra i semi. E quindi tutta sta roba qui non è vero, cioè. Io parlo sempre di qualità, no? Però c'è anche il mercato, bisogna stare molto attenti a questo aspetto. Ho finito, Riccardo. Ho finito perché vi dico l'ultima cosa, va. Ecco, noi siamo in condizione di produrre l'olio migliore di sempre. Cioè, la nostra è una generazione fortunata. La nostra, la mia, perché io sono diversamente giovane. Noi siamo stati quelli che hanno traghettato l'olio dalla tradizione all'innovazione.
e abbiamo messo a disposizione delle imprese il meglio della qualità per produrre gli oli di altissima qualità. Un olio come quello che riusciamo a produrre adesso, in questo momento storico, non c'è mai stato. A voi a parlare di presse, di cose, cioè, non c'è mai stato. Cioè, non c'è una generazione come la nostra che è riuscita a consumare un olio di questo livello di qualità. L'olio dei Romani era un'altra cosa, l'olio dei Greci era un'altra cosa, erano lampanti principalmente, ma anche l'olio di mio nonno era lampante, ma anche l'olio di mio padre in parte era lampante. Attenti, quindi l'evoluzione storica è stata verso il miglioramento della qualità, la dobbiamo conservare. L'ultimo dato, attenti, sostenibilità, ve l'accenno soltanto. Noi siamo messi così con l'olivo, guardate, noi portiamo al frantoio 100 e valorizziamo l'olio, 10-20%. Secondo voi è sostenibile economicamente? Che io investo energie, soldi, cioè carbonio immobilizzato e tutto quello che volete per produrre 100 e valorizzo 10? Mi fate l'esempio di un'altra filiera industria alimentare che funziona così? Io non la conosco. Tutte le altre filiere, se non sono a scarto zero e quindi valorizzano il 100%, ci vanno vicino. Pensate al vino. Il vino, cioè, tranne il raspo perché rimane sulla pianta, il resto non si butta via niente, perché le bucce, ci facciamo la grappa, una volta ci abbiamo fatto la grappa ci estraiamo i polifenoli, i tartrati, dai semi ci estraiamo l'olio e poi ci estraiamo i polifenoli. Il vino è a scarto zero, l'olio è a scarto 90. Allora, se non riusciamo a ragionare su questo, che io devo trasformare i sottoprodotti in prodotti e quindi devo essere in grado di valorizzare anche una parte importante di quel 90% che butto via o che comunque mi comporta un costo di produzione, guardate che le filiere non riusciranno mai a salvarsi, specialmente quelle nostre che hanno costi di produzione elevati, quantità prodotte basse, e quindi questa è la sfida del futuro, signori miei. Questa è la sfida del futuro. Quella dell'innovazione del processo l'abbiamo vinta, adesso bisogna vincere questa. Le tecnologie ci sono, la possibilità di valorizzare il prodotto dal punto di vista tecnologico ci sono, non c'ho il tempo per farvi vedere, ma dal punto di vista scientifico. Ma ci dovrebbe essere anche il dibattito dopo. Sono state messe a punto. Ci vogliono gli imprenditori che lo facciano, perché dirò una cosa che non piace quando la sento, specialmente certe associazioni di categoria, ma quello che manca alla filiera olivicola e aria è quello che ci abbiamo avuto nel vino. Nel vino ci sono stati imprenditori che venivano da altri settori che hanno fatto miracoli nello spostare l'attenzione sul vino e hanno portato lo spirito imprenditoriale esterno all'interno della filiera enologica. Nell'olio non è successo, e quindi noi abbiamo bisogno di imprese, e non di imprese, di imprenditori. Grazie, scusate quello che ho fatto.